tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda degli acquisti fatti in un sito per me nuovo. Io non l'ho mai visto, non ho mai comprato da questo sito e quindi mi sono messa curiosità e ho voluto spulciare qualche cosa e ho visto qualche cosa molto interessante e quindi ho voluto prendere qualche cosa, ma proprio per vedere che sito era, come si comportavano e tutte. Ho fatto degli acquisti da Sephora. Ho fatto degli acquisti da Sephora, però devo dire a mia discolpa che sono stati loro a cercare me, sono stati loro a venire da me, mi hanno bisbigliato la notte dicendomi comprami, comprami, ti serviamo, comprami. Quindi veramente è stata una cosa, o diventavo pazza o li acquistavo, quindi ho scelto la seconda perché già pazze ci sono e quindi li ho dovuti prendere. Quindi perdonatemi, ho dovuto fare questo acquisto. Oddio, cosa ho acquistato? Cosa ho acquistato? Aiuto, aiuto, aiuto. Allora, per prima cosa ho acquistato dei gel balsami doccia, come li volete chiamare, questi qua. Ho sentito le profumazioni dello store, mi sono piaciute, quindi l'ho voluto prendere. Ovviamente vi dico quale profumazione, ma prendo il mio cellular per farvi per dirvi le 5 profumazioni che ho preso, perché le ho prese tutte 5, perché te ne manca una, Stefania? No, le ho prese tutte 5. Allora, aspettate che vi cerco la prima. Perché non te le sei preparate prima, Stefania? Perché, dico io, perché? Non lo so. Questo è, sì, il primo, ed è quello rosa, ed è questo qui. E questo dice, vabbè, quello rosa, lo mettiamo così, e questo rosa, e qui dice che è una dose di morbidezza, un pizzico di follia, una fragranza fresca e rilassante come il profumo delle lenzuola pulite, al bacio. Quindi lo proveremo e vi farò sapere se la profumazione è buona oppure no. Poi abbiamo l'altro, che è questo arancio. Questo arancio è il profumo ammaliante cipriato del tuo rituale di bellezza. Fatti bella stasera. Ed è questo. Cioè, ditemi voi che fragranze sono queste. Eh? Poi abbiamo... Dov'è l'altro? Reveal. Dov'è il reveal? Ausso lei è questo qua. Poi c'è questo giallo, scusate esco dall'inquadratura, questo giallo che è Beach Vibes, che è note calienti di sabbia calda e monoi per un tuffo istantaneo nella spensieratezza delle vacanze estive, quindi questa si utilizza in estate. Poi abbiamo il Rolling, forse non è questo, ma è questo. Questo è un'ottima dose di agrumi e di buon umore, niente di meglio di un cocktail vitaminico per iniziare la giornata con il piede giusto. L'ultima fragranza invece è questa blu e dice che goditi una boccata di aria fresca grazie a questo profumo fresco e verdeggiante di erba, di campo, di fiori. Ovviamente questi erano scontati. C'era uno sconto su questi prodotti e quindi li ho voluti prendere. Ve li ho letti perché mi piaceva come l'avevano descritto e quindi vi volevo leggere queste cose. Allora, andiamo agli acquisti. La cosa che mi è piaciuta di più di questo acquisto è questo, perché è il balsamo labbra della Sol de Janeiro. Questo è Brazilian Kiss ed è questo qua. Ed è questo popò di balsamo labbra. Sapete tutti che io ho una mania per quanto riguarda i balsami labbra, mi piacciono tantissimo, anche se il mio ho quelli che prediligo di più, che sono questi qua, ma per quanto riguarda quando sono fuori, per la borsetta e tutto, io a me piacciono tantissimo tipo questi un po' più particolari. E questo se ha la fragranza della crema, siamo a posto, perché mi piace tantissimo. Allora, poi ho preso la
visto che ho preso il balsamo labbra per quanto riguarda questa marca Sol de Janeiro, ho voluto prendere anche il set che mi è piaciuto tantissimo perché ho sentito la fragranza. Ed è questo. Allora, già la scatolina è bellissima, è stupenda, numero uno perché mi piace tantissimo. È molto molto bella anche se dovete fare un regalo, è una cosa veramente pazzesca. Cioè togliendo il cartoncino, la scatolina è sempre uguale. Si apre in questa maniera, è calamitata. E qui trovate una crema, che sarebbe questa qui, la famosissima crema, questa qua gialla. E poi trovate una candela che vi devo dire, ha una profumazione pazzesca, veramente pazzesca. Allora, toglierla da qua dentro è un'impresa. Ragazzi, ha una profumazione, mamma mia, che ve lo dico a fare? Non vedo l'ora di utilizzarla perché veramente la voglio provare per vedere se questo odore ovviamente persiste. E questa è la sua crema. Se non mi sbaglio, è una crema corpo. Non l'ho letta bene perché mi è piaciuta tantissimo, l'ho presa e ciao. No, qui non dice la crema. Sì, vabbè, è una crema. Sì, è una crema corpo. Sì, è una crema corpo. A me è piaciuta tantissimo la composizione e l'ho voluta prendere. Sinceramente me ne sono pentita di averne preso una perché come idea e regalo è fantastica davvero. Poi vi faccio vedere tre ombretti per quanto riguarda gli occhi. E sono, uno è un top coat ed è della linea della Too Faced, questo qui. Ed è della linea Tutti Frutti. E la colorazione è questa, non so se si vede il colore. Questo, vabbè, ve lo scriverò poi sotto. Ed è un top coat per quanto riguarda gli occhi, cioè lo potete mettere applicato un ombretto qualsiasi sugli occhi e poi applicate questi glitteronzi, questi glitter sugli occhi che sono veramente fantastici. E questi sono dei topper, quindi vengono utilizzati al di sopra degli ombretti. Questi io l'ho visto in tantissimi video delle americane e mi è piaciuto veramente tanto e quindi ho voluto prenderne uno, magari per provarlo, se vedo che mi ci trovo bene, ne prenderò altri. Ed è questo, ed è un bellissimo, ha una base trasparente, poi ha tutti questi glitter molto molto particolari che danno sul viola, sul rosa, sull'azzurro, vedete? Dipende come gli arriva la luce. Vedete che riflessi che ha? È molto molto bello, lo potete anche utilizzare tipo all'interno qui all'interno dell'occhio, così da utilizzarlo come illuminante. Ed è molto molto bello. Poi questi ombretti invece li ho visti tantissimo utilizzare dalle americane, sono questi qui, che sono i metal, sono i Eve Metal. Della Urban Decay. Questi li ho visti tantissimo utilizzare alle americane e quindi l'ho voluti prendere perché ho visto dei make-up fantastici, ma ultimamente l'avevo visto anche nei video di Eleonora Manni, che saluto, ti mando un grossissimo bacio Ele, e quindi ne ho presi due perché all'inizio avevo messo solo uno nel carrello, poi ho visto anche il suo video che lei l'aveva promosso e quindi ne ho volute mettere un altro. Il primo che ho voluto prendere è Dreamland, che è questo. Comunque la scatolina è questa, vi scriverò il nome. Ed è un bellissimo ombretto, veramente molto molto bello. Non vedo l'ora di utilizzarlo perché sono fantastici. Questo è a tubetto, come vedete qui. E il nome è questo, vediamo se riesco. Ecco, perfetto, questo è il nome e questo è l'ombretto. È molto molto particolare. A me piace uno, però è ancora sold out. L'avevo visto allo store, ma era sold out e quindi non l'ho potuto prendere. Allora, questi sono degli ombretti con dei glitter pazzeschi e ovviamente dovete fare un make-up molto molto particolare perché veramente sono fantastici. Cioè, ancora ce l'ho nel dito per farvi capire. Dov'è la salviettina? Per farvi capire come ha i glitter. Cioè, guardate qua. Ma
Non so se si vede. Cioè, bellissimo. Guardate qua il giallo, guardate, in base al riflesso della luce cambia colore ed è bellissimo. L'altro che ho acquistato, non vi dico quello che voglio prendere perché lo prendete poi voi. L'altro che ho acquistato è Saturday Stardust, che è un che dà sul viola fucsia, ed è questo, vedete tutti i glitter veramente pazzeschi, e io ho visto veramente dei make up, cioè, stratosferici. Non vedo l'ora di utilizzarlo e vedere se ci riesco anch'io, perché non è che è detto che li so fare uguali. Allora, questi hanno dei glitter abbastanza grossi, a differenza di quello di Too Faced. Questi ce l'hanno abbastanza grossi, i glitter. E questa ha una base, ovviamente, rossastra al di sotto. Ed è bellissimo. Guardate che luce. Cioè, luce propria. Luce. Belli veramente. Allora, poi vi volevo far vedere un'altra cosa che ho acquistato. Allora, ho preso... cioè mi hanno dato, perché questi acquisti li ho fatti tramite il sito, mi hanno dato questo campioncino della Cicaper, ce l'ho e quindi lo darò a mia sorella, un altro di questo che io ce l'ho e lo darò a mia sorella perché io voglio comprare quello per i pori, l'altro non mi ricordo come si chiama, poi ho preso una maschera, questa qui è una maschera al pumpkins, quindi alla zucca. E poi ho voluto prendere il primer di Kat Von D, anche se non è più Kat Von D, il primer di Kat Von D Lolita, perché io ho il fondotinta e quindi volevo utilizzare il duo, cioè la combinazione, quindi primer più fondotinta. Lo volevo utilizzare assieme per vedere se l'idratazione, se il fondotinta regge bene oppure no. Io l'ho utilizzato sempre con una crema abbastanza idratante e mi è funzionato benissimo. Però sinceramente, visto che potevo usufruire di uno sconto, l'ho voluto prendere e quindi ho preso questo primer. Allora, per quanto riguarda questo video io ho finito. Ovviamente scrivetemi un commentino qua sotto se avete già questi prodotti, se vi trovate bene, vi trovate male, ditemi se avete utilizzato questi tipi di top coat o ombretti in crema. Scrivetemi qualcosa giù nei commenti, scrivete qualsiasi cosa, quello che vi pare, basta essere educati. Io per questo video ho finito, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!